limitati e vogliamo vivere questo momento di preghiera in cui presentiamo brevemente le modifiche che l'introduzione del Missale romano ha comportato nel rito ambrosiano. Questa già la presento. Iniziamo con la preghiera del Padre Nostro, che chiaramente è anche la modifica più sostanziale, più rilevante, diciamo, sostanziale, no, perché il Padre Nostro ce l'ha segnato Gesù e quello rimane. Cambiano leggermente le parole, ma insomma, Gesù non l'ha insegnato né in italiano né in latino e neanche in greco, evidentemente l'ha insegnato in aramaico, eppure non c'è stato conservato nell'originale e forse non è un caso. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Affidiamoci al Padre perché vogliamo che anche il nostro pregare insieme come comunità cristiana adorata al nome del Signore sia sempre secondo la sua volontà e per dargli gloria. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Affidiamoci alla Madonna, che era l'Immacolata, mettiamoci sotto il manto di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci sediamo. Allora, bentrovati, buona serata. Ho fatto questo incontro perché mi hanno chiesto di dire una parola su questo cambiamento che stiamo già sperimentando nella preghiera di ogni giorno, nella messa di ogni giorno, no? E, allora, il nuovo Missale romano e il rito della messa per la comunità di vita ambrosiana. Può sembrare da uno scioglilingua. In partenza. Cosa vuol dire? Ma di per sé, essendo noi un altro rito, rito ambrosiano, diverso dal rito romano, avremmo anche potuto dire andiamo avanti per conto nostro, di per sé. Anche perché quando noi abbiamo cambiato alcune cose del rito, gli altri non hanno detto facciamo come loro. Per esempio, sono cose che diciamo noi preti, però quando uno legge il Vangelo, nel rito ambrosiano dice lettura del Vangelo, nel rito romano dice dal Vangelo di. L'abbiamo cambiato noi e gli altri non hanno fatto niente. Ancora una precisazione, noi i lettori ci dicono benedicimi Signore. Ah certo, benedicimi Padre, la benedizione del lettore c'è solo nel rito ambrosiano. Gli altri no. No, il lettore sa le leggi. Solo nel rito ambrosiano il lettore sale chiede la benedizione ed è una cosa antichissima, fin dai tempi sino di Sant'Ambrogio poco dopo, testimoniato mi pare dal V-VI secolo. Quindi, però è stata una scelta chiaramente di saggezza pastorale per dire, visto che la comunità cattolica che prega in italiano, criterio linguistico, che prega in italiano, cambia leggermente alcune preghiere perché cambiano con il Missale romano, allora almeno queste parti che sono comuni le uniformiamo, quindi è una cosa saggia, no? Mentre tutte le altre cose non cambiano, alcune preghiere però che fanno parte della preghiera diciamo comune sono state cambiate, allora anche le cambiamo, per cui non solo il Gloria, non solo il Padre Nostro, ma anche alcune preghiere eucaristiche sono state cambiate. Diciamo che, allora, anzitutto è bene ricordare una cosa, che il Missale romano in italiano è giunto alla terza edizione, perché c'è stato il Missale di Paolo VI, ma poi quello dell'83 di Giovanni Paolo II, che è quello che abbiamo visto fino ad oggi,
e quello invece attuale, la terza edizione. Il messale ambrosiano in realtà ha avuto una storia analoga, anche se in realtà il nostro messale ha avuto solo un'edizione e sta preparando la seconda che non è ancora uscita, perché questo, il nostro messale, è quello promulgato dal cardinale Colombo, anche se poi ha avuto, a livello di grafica, non di edizioni, ha avuto varie versioni. Io ricordo dello seminarista che avevo trovato nella mia parrocchia durante la Vallora, il messale che era uscito nei fascicoli negli anni 70, mentre c'era la riforma, era uscito il messale ambrosiano in fascicoli da pezzettini, e poi dopo l'ha fatto un'edizione che era questa, che era divisa ancora in due, secondo l'antica tradizione ambrosiana, pars iemalis, pars estima, due parti. Poi c'è stata l'edizione dell'83, anche lì, che Guardini aveva voluto, ma era sempre l'edizione del cardinale Colombo, solo che con qualche aggiustamento grafico, ma il testo era sempre quello di Colombo. Quindi noi abbiamo sempre quel testo promulgato da Colombo. E il messale ambrosiano, per uno che magari non è molto pratico, ha una ricchezza, si dice in gergo, eucologica, cioè di preghiere e di prefazzi, abbondantissima. Tant'è vero che una delle cose che ha fatto il messale romano, curioso, è che hanno introdotto più prefazzi, perché noi abbiamo praticamente ogni messa ha il suo prefazio, invece nel rito romano i prefazzi sono pochissimi, ce n'è uno per l'Avvento, forse due per l'Avvento, uno per la Pasqua, saranno 20, ne abbiamo centinaia, infatti il messale ambrosiano è più grosso, perché nel messale ambrosiano ogni messa ha 5 testi propri, c'è la preghiera iniziale, c'è l'orazione alla fine della prima parola, c'è l'orazione dell'offertorio, c'è il prefazio e c'è l'orazione dopo la comunione. Nel rito romano ne ha 3, per cui c'è una maggiore abbondanza di preghiere nel rito ambrosiano. E quando mi capita di incontrare i sacerdoti che qualche volta, che sono del rito romano e che qualche volta celebrano ambrosiano, magari hanno delle critiche sulle letture un po' complicate del nuovo lezionario, ma tutti apprezzano tantissimo l'eucologia, cioè le preghiere del messale, perché sono effettivamente molto belle. Poi qualcuna lunga c'è, magari un po' troppo lunga, però in generale sono molto belle e ti aiutano a celebrare bene il mistero, perché sono scritte per quella messa particolare. Ora, detto questo, però, vediamo un attimino la scelta dei nostri superiori, del nostro arcivescovo, in occasione di questo cambiamento. Per il messale romano si diceva che, vi leggo un giudizio autorevole, la terza edizione in lingua italiana del messale romano, sebbene presenti evidenti acquisizioni progresse, non ha di certo la portata innovativa e l'audacia che il messale dell'83 ebbe nei confronti dell'edizione precedente. La qualità principale è quella di non aver arretrato in nulla, mantenendo per intero gli adattamenti dell'83. Offre una traduzione più fedele dei testi latini senza per questo rinunciare alla qualità letteraria e alla piena comprensibilità. Rivede e migliora alcuni testi scritti in italiano e colma moderatamente alcune carenze dei testi nuovi. In maniera più semplice, ma mi pare che il punto fondamentale del messale romano, non stiamo parlando del nostro perché non è ancora uscito, uscirà uno o due anni ancora il nuovo messale ambrosiano, ma per intanto non c'è, e il nuovo messale ambrosiano, quando uscirà, recepirà anche nel messale quei cambiamenti dell'anno liturgico che sono già effettivi, per cui il fatto che ci sia il tempo dopo Pentecoste, il tempo dopo la dedicazione, eccetera, dopo l'Epifania, questi cambiamenti che sono cambiamenti dell'anno liturgico, che sono un recupero dell'antica tradizione ambrosiana, sono già effettivamente operanti, ma nel messale non sono scritti. Tant'è vero che tu li trovi nella prima parte scritto prima per anno, seconda per anno, terza per anno. Poi c'è scritto sull'agenda, usi quella messa lì alla pagina dei tagli, ma è la prima roba del nostro. Però per intanto il messale è ancora quello vecchio, adattato. Ora dicevo, per quanto riguarda il messale romano, di cui però non voglio dilungarmi, parliamo solo degli adattamenti nel rito
ambrosiano delle modifiche del Missale Romano. Per quanto riguarda il Missale Romano, il criterio tenuto sostanzialmente è questo qui. Da una parte, appunto, cercare di tradurre con fedeltà il testo latino, perché il nuovo Missale Romano italiano nasce perché c'è stata una nuova edizione del Missale Romano in latino. Questo è il motivo. Per cui, perché comunque il modello è sempre il Missale in latino, ok? E per questo motivo questo cambiamento, questa edizione del Missale Romano vuole essere anzitutto un cercare di essere fedeli al Missale latino, non al Missale di San Pio V, al Missale del Vaticano II, rinnovato in questi ultimi anni, cercando di introdurre qualche testo in più, soprattutto di dare qualche possibilità in più laddove ci sono i saluti, laddove c'è le forme, anche il Missale spesso mette una didascalia, ecco, dire con queste o simili parole. Attualmente il nuovo Missale che esce mette più possibilità, per cui dice consiglia già, perché alcuni preti magari aggiungono qualche parola intonata alla celebrazione, altri leggono pedissequamente, allora solo legge invece di avere una formula sola, ne ha tre o quattro dove si può scegliere, insomma, no? E diciamo che i due criteri fondamentali sono: uno, l'essere fedele al latino, quindi cercare di essere fedele all'originale, e in secondo luogo, il secondo criterio è quello di cercare di essere più comprensibile, quindi un criterio di comprensibilità che ovviamente è quello più fragile, perché è più legato al tempo. D'altra parte, questo va detto, da quando la Chiesa ha fatto col Vaticano II la scelta di usare la lingua viva della gente, si sottopone all'usura e al fatto che la lingua viva cambia, che noi non parliamo come 50 anni fa e che è inevitabile che ci sia ogni tanto un cambiamento, inevitabile, perché la lingua cambia e alcuni saluti, alcune percezioni, alcune parole suonano diverse. Per cui, adesso faccio un esempio, non ci indurre in tentazione, che è un chiaro calco del latino, il nostro buca su tentazione, che di per sé è una buona, il latino è una buona e sostanzialmente letterale traduzione del greco, meis e meis e ma e mas eis per asmon, traduce parola per parola. Chiaro che nella misura in cui la lingua viva cambia, la percezione del verbo indurre in italiano o in latino diventa un po' diversa. Se un verbo diventa molto raro, lo usi poco, ti viene in mente solo indurre, quando mai si parla di indurre? Il telegiornale, quando parla di indurre a fare cose brutte, il reato di induzione alla prostituzione, ma com'è che Dio induce a fare che cosa? Ok, la lingua viva chiaramente comporta che ogni tanto ci sia, ogni tanto, 50 anni, non tutti i due giorni evidentemente, però che ci sia necessità di un aggiornamento, che non è uno stravolgimento, che è un cambiamento radicale, ma un cercare di tenere presente le esigenze linguistiche di comprensibilità. E dunque, dicevo, il Missale Romano, però adesso non ne parlo perché non è il mestiere, non uso mai il Missale Romano, io uso quell'ambrosiano. Il Missale Ambrosiano ha adattato solo alcuni testi, hanno detto questo nuovo rito della messa, che in realtà ripropone gli stessi testi che sono qui, con le piccole variazioni e con alcune aggiunte, nel senso che hanno ampliato, per esempio, dalla parte dei Kyrie eleison, la richiesta di perdono, hanno aggiunto altre richieste, aggiungendo il tempo dopo l'Epifania, tempo di Pasqua, tempo dopo Pentecoste, ce n'erano, subito tre pagine, qua sono diventate tipo sei pagine, ecco. Per cui sono più possibilità di richieste, anche se di richieste di perdono, anche se viene sempre riportata, in luogo di queste tre vocazioni si possono usare le seguenti o altre simili. A me capita, celebrando, nei Kyrie eleison di aggiungere, di inventare qualche volta, perché il Messale dice che si possono fare anche altre simili. Laddove c'è scritto con queste precise parole, non invento, evidentemente non invento perché è eucaristica, perché non si può invece, per
perché è scritto qui che si possono usare altre simili richieste, allora si può chiedere l'eston, la richiesta di perdono, qualche volta succede che si può, bastano fare cose strane. Uno dei criteri che è stato tenuto presente nel messaggio di Paolo VI, nella riforma e anche in questa nuova giusta, nuova edizione del messale, è quello di andare oltre lo schema fisso. In che senso? Noi siamo tutti abbastanza giovani, però se uno si ricordasse com'era la messa in latino, al di là della diversità liturgica, eccetera, eccetera, però era sempre uguale. C'era una sola preghiera eucaristica, il canone missa, il canone, molto bella, molto solenne, e sostanzialmente c'erano due modalità celebrative, quella privata e quella solenne. Nella modalità privata, cioè quella in cui c'era un prete solo e non c'era il diacono, il subdiacono, eccetera, eccetera, nella modalità in cui un prete celebrava da solo con il cerchietto, c'erano due modalità e basta. Quella normale, festiva diciamo, e quella dei morti. La messa per i morti comportava una serie di adattamenti, certe preghiere che non si dicevano, certe altre che erano adattate, eccetera. Ora nessuno di noi può ricordarsi queste cose, perché anche chi andava a messa ora, chi si ricorda le parole in latino, sentite 80, 60 anni fa, un po' difficile. Invece il criterio del messaggio di Paolo VI amplificato con Giovanni Paolo II e presente pari pari nell'attuale versione è quello di dare più possibilità, per cui le preghiere eucaristiche non è una sola, anche se poi molto spesso mi prendo io, anche io qualche volta, per pigrizia ne usa sempre una sola, la seconda, perché è la più corta, punto. Infatti un liturgista la chiamava ironicamente la spacca messale, perché diceva i preti usano quella perché è la più corta. Io direttore cerco di cambiare un po', di solito ne uso quattro, la prima qualche volta che è la più antica, la seconda molto spesso perché è la più corta, la terza la uso sempre la domenica, la prima eucaristica terza, la quarta quasi mai. E invece il messale ambrosiano già riportava, e non ci sono nel messale romano, la preghiera eucaristica quinta e la preghiera eucaristica sesta, che sono quelle che il messale ambrosiano obbliga a usare al giovedì santo, la quinta, perché parla dell'eucaristia, dell'istituzione eucaristia, e a Pasqua la sesta. Personalmente le uso spesso, la sesta durante il tempo pasquale la uso molto spesso, e la quinta la uso spesso quando c'è una celebrazione legata all'Eucaristia. Nell'attuale messale vengono aggiunte ufficialmente delle preghiere eucaristiche altre quattro preghiere eucaristiche, le cosiddette preghiere eucaristiche svizzere, perché sono nate in Svizzera, e sono messe, e poi le vengono riportate, e c'era già su questo messale, altre due preghiere eucaristiche, preghiere eucaristiche cosiddette della riconciliazione, che hanno il tema del perdono. Personalmente le uso spesso in quaresima, c'erano già nel messaggio, in appendice, certamente nel nuovo, quando sarà nel nuovo messaggio romano, l'ho messa in mezzo con le altre preghiere eucaristiche, e invece nella tenda l'hanno inserito qua nelle preghiere eucaristiche. Quindi la varietà. Ora, perché varietà? Perché il sacerdote, e non solo lui, quando ci fosse la possibilità, in questi tempi siamo un po' tutti coartati, ma quando avremo un po' più di possibilità di incontrarci, di stare insieme, sarebbe bello poter avere un minimo, un po' di più di gruppo liturgico in cui ci si ragiona anche insieme sulla dinamica celebrativa dell'Eucaristia, si può scegliere anche insieme certi testi teologici, ci si può riflettere insieme e avere anche una ragionevole varietà, perché tutto sommato se c'è un po' di regia e più si riesce ad avere una regia anche un po' comunitaria, meglio è. Questo aiuta. Io sono convinto che poi le riposte della gente sono sempre uguali, però il sentire delle preghiere eucaristiche diverse dovrebbe rendere anche più attenti. E poi alcune preghiere hanno una tonalità, un colore particolare. Già dicevo il fatto che la preghiera eucaristica penitenziale legata alla quaresima,
preghiera pasquale, la preghiera legata all'Eucaristia in maniera speciale, al mistero della istituzione dell'Eucaristia e della croce. Tutti chiaramente hanno lo stesso oggetto, la preghiera eucaristica è il punto più alto della Messa, perché in cui noi, il sacerdote, identificandosi con la persona di Cristo, ringrazia il Padre eucaristico, rende grazie e, ripetendo le parole della consacrazione, nella potenza dello Spirito, rende presente Gesù Cristo, il suo corpo, il suo sangue, il suo sacrificio. Però le sfumature che vengono assunte da diverse preghiere eucaristiche hanno un valore. Ora, delle preghiere eucaristiche, vorrei soffermarmi, perché nelle due preghiere eucaristiche più note, dicevo la seconda e la terza, sono state portate dei piccoli ritocchi. La seconda, quella che prima definivo banalmente la spacca messali, ma rispetto non è farina di un sacco, è un vecchio liturgista che scherzava un po' così, che tra l'altro questa preghiera eucaristica non è un'invenzione, è un recupero di un'antica preghiera eucaristica pseudo-clementina, quindi ancora di molti secoli or sono, che poi è stata riadattata e introdotta nel messale con Paolo stesso. Ma è antica, perché, apro una parentesi brevissima, nelle origini erano diverse le preghiere eucaristiche, nelle diverse tradizioni ecclesiali, ci sono tante, sono chiamate anche anafore le preghiere eucaristiche, sono meno una cinquantina diverse. Poi dopo dei secoli si sono un po' perse e alla fine nella tradizione occidentale è rimasta una sola. In quella orientale erano due principali, però ce ne sono anche altre. E Paolo VI vuole recuperare la tradizione più antica, fu un'invenzione. Ora, dicevo, nella preghiera eucaristica, quella breve che si usa molto spesso nei giorni feriali, veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, santifica questi doni, si diceva, con l'effusione del tuo Spirito, ora è con la rugiada dello Spirito Santo. Ora uno dice, ma con la rugiada dello Spirito Santo? Un mio confratello diceva, ma cosa gli è venuto in mente? I ragazzi non sanno che cos'è la gallina? Figurati la rugiada, ma che roba è? E dicono, guardate, pigliatela come volete, ma in realtà questa è una traduzione più letterale, perché in latino c'è scritto Rore Sancti Spiritus, per cui la rugiada. Ma perché lo Spirito Santo è paragonato alla rugiada? Beh, questo è interessante, perché in realtà l'immagine dell'acqua nell'Antico Testamento è spesso collegato allo Spirito Santo. E tra i tanti episodi che potremmo raccontare, ce n'è anche uno molto curioso, raccontato nel libro dei Giudici, da dove si racconta di Yorubà che vuole chiedere un segno a Dio, perché Dio gli ha dato di andare a combattere contro i nemici di Israele, e allora dice al Signore, beh, io metto fuori un velo questa notte, fa che venga la rugiada, ma che il velo rimanga asciutto. E questo capita. E poi fa chiedere il contrario, che tutto rimanga asciutto, ma che il velo spegne la rugiada. E ancora capita. E allora capisce che il Signore è con lui e di andare tranquillamente a combattere nel suo nome. Ora però i padri della Chiesa hanno interpretato questo segno del velo come un preannuncio della predilezione di Dio per Maria, unica tra le donne ad essere la tutta santa, eccetera, e unica ad essere riempita in modo speciale dallo Spirito Santo. Quindi, tra i vari riferimenti, non è l'unico, ce ne sono tantissimi nei salmi: scenderà come rugiada sull'erba, con pioggia che verrà la terra, risparmia il Messia, ma anche lo Spirito. E poi così ancora, sempre nella medesima preghiera eucaristica, c'è il riferimento egli consegnandosi volontariamente. Prima era offrendosi volontariamente. Ancora in questo caso, questo consegnandosi è una traduzione più letterale di quel verbo tradere che c'è nel latino, che corrisponde al greco e che è proprio il verbo
della consegna. Il verbo che nei Vangeli dice il donare, il consegnarsi di Gesù. Il padre consegna il figlio consegna se stesso. Giuda, traditore, appunto, tradere, consegna Gesù. Quindi questo verbo della consegna è un verbo che è molto importante e si è preferito rendere in maniera più letterale. È un dettaglio che può sfuggire, ma è ancora una volta il desiderio di essere più vicini al testo originale. Ecco, poi una variazione che si trova nella seconda, nella terza, ed arriverà anche nelle altre epoche eucaristiche, in realtà è una piccola precisazione teologica. Laddove nella seconda parte dell'epopea eucaristica, prima appunto si invoca lo Spirito Santo, no? C'è l'epiclesi, l'invocazione dello Spirito, che parla della consacrazione, poi c'era, si chiama anamnesi, cioè il ricordo vivo del memoriale della morte e risurrezione. Poi ci sono le intercessioni, tutte le epopee eucaristiche sono fatte così: epiclesi, consacrazione, anamnesi, intercessione. Ebbene, nelle intercessioni si prega per la Chiesa, e per la Chiesa rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale, dicevamo. Adesso diciamo il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Perché? Per precisare, perché di per sé ordine sacerdotale è un'espressione un po' imprecisa. I diaconi non sono sacerdoti, sono ministri ordinati, però di per sé, altro che si diceva il clero, anche se specificato i presbiteri e i diaconi, perché sono ordinati i diaconi non per il sacerdozio ma per il ministero, e quindi non sono sacerdoti, e allora di per sé erano esclusi dalla preghiera, si pregato loro lo stesso, mantenerebbe altro, però vuole essere una precisazione. Quindi, e precisazione analoga troviamo anche nella terza preghiera eucaristica, laddove c'è scritto il collegio episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Quindi c'è una precisazione dello stesso concetto. Quindi anche nella terza preghiera eucaristica, c'è quel piccolo cambiamento, si diceva da un confine all'altro della terra offro al tuo nome il sacrificio perfetto, è cambiato che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Qualche liturgista insisteva che sacrificio non è la traduzione migliore di oblatio munda, che in realtà è la citazione di Malachia. Però vabbè, alla fine ha lasciato l'espressione che c'era già. Perché di per sé l'osservazione non è banale. Le oblazioni non erano sacrifici cruenti, erano offerte incruente. Nell'Antico Testamento l'oblazione erano offerte vegetali, quando si offriva il vino, la farina, l'olio sull'altare, veniva bruciata per Dio, certo, ma era un'offerta incruenta ed erano considerati sacrifici santissimi. Tant'è vero che Siracide, per tornare alla nostra cosa, Siracide, quando descrive la gloria del sommo sacerdote, lui versa succo d'uva, versa vino sull'altare, quindi un'oblazione, ed è il punto più alto, mentre gli altri offrono un sacrificio cruento, lui offre un'oblazione incruenta. Però adesso questo sarebbe un lungo discorso che non ci interessa. In ogni caso qui hanno voluto tradurre in maniera più letterale. Ho fatto solo due esempi, no? Però per capire come il criterio, poi li ascolterete, li sentirete i testi, però è tutto un criterio di fedeltà al testo originale, al testo latino. Ecco, poi c'è un secondo aspetto che è quello del, dicevo, della capacità di comprensione, tra virgolette, degli ascoltatori. In questo caso, forse la correzione, il cambiamento più rilevante è certamente quello del Padre Nostro. Già accennavo, no? Questo non abbandonarci alla tentazione. Hanno scritto decine di libri, pro e contro, poi distingue veramente un dibattito a volte anche un po', mi direi, stucchevole a tratti, perché dico va bene, però sono, ecco. Però certamente il tema della tentazione in realtà fa problema, ma non fa problema la parola, fa problema
problema è l'esperienza, è la tentazione, il problema è la nostra debolezza. In ogni caso, chiaro che c'è, in greco c'è scritto me esenenkes hemas esperasmon, il verbo eisfero altrimenti vuol dire portare, portarci dentro, non portarci dentro alla tentazione. Anche in inglese dicevano lead us not into temptation, che non è molto diverso da non indurci, però appunto quel lead non è proprio l'indurre. In italiano ha una forza molto, tra l'altro nella traduzione italiana della Bibbia, nella lettera di Giacomo, c'è scritto proprio papale che Dio non induce nessuno in tentazione. E allora in italiano la contraddizione è abbastanza esagerata, no? E allora la scelta di usare una formulazione un po' diversa. Se non si fate passare tante, sono anche abbastanza varie quelle che si usano nelle varie lingue, perché nel Padre Nostro in spagnolo, per esempio, è Ninos deje caer en la tentazione, ma chiaramente non lasciarci cadere nella tentazione. Non abbandonarci alla tentazione è una buona traduzione. Ce l'hanno consigliata, ce la teniamo, appunto, nel senso che comunque cerca di far capire, di farci pensare che appunto non è Dio che vuole che facciamo il male, ma Dio che ci sta vicino anche nella prova e che chiediamo che ci sostenga, perché ci lascia affrontare la prova, ma vuole che la superiamo. Mi è sembrato molto bello, l'altro giorno il nostro vescovo ha fatto un esempio molto bello, diceva il papà che ha un bambino piccolino che già cammina, però gli fa gli scalini, gli lascia un attimo la mano per farlo camminare, e questo lì un po' incerto che, e allora quando sta per cadere gli dà la mano in maniera che non cada ma che affronti il gradino, però poi lo lascia andare ancora in maniera che possa camminare da solo perché impara a camminare. Ecco, mi è sembrato un esempio molto bello del papà che insegna a camminare a suo figlio. Del resto l'immagine stessa che usa il profeta, no? Come uno che solleva un bimbo alla sua guancia. Ecco, Dio è nostro padre, è nostro papà, con la tenerezza ineffabile raccolta nella parola Abba, che ci è consegnata dal Vangelo di Marco e da Paolo stesso. L'importante, quando queste parole un pochino diverse ci mettono, aspetta, cosa si dice? È che noi attraverso le parole fungiamo al concetto fondamentale. L'ho raccolto tantissime volte, no, l'episodio narrato nei fioretti di San Francesco, che appunto si era messo d'accordo con Fratelloni, erano giù loro due, di fare un pezzo in silenzio a pregare il Padre Nostro. E dopo che Fratelloni ha detto forse mille Padre Nostri, era anche un po' stufo, perché dopo un po' va bene tutto, ma chiede a Francesco, guarda Francesco, guarda mille Padre Nostro, non mi ricordo se era mille, io lo racconto un po' come barzelletta, però la versione originale delle fonti francescane. E Francesco, quasi riavendo, si dà un sogno, cioè, ma veramente io neanche uno mi ha detto. Quello è rimasto un po' male, com'è? Perché quando ho detto padre, ho sentito una tale dolcezza che non sono stato capace di andare avanti. Ecco, le parole della preghiera servono a condurci alla esperienza viva di Dio. Giustamente Papa Francesco diceva che allora sono importanti le riforme del messale, bisogna, però poi ciò che serve è che la mente concordi con la voce. San Benedetto diceva questo sui monaci: mens concordat voce. Cerca di pensare quello che dici, no? Ecco perché la lingua viva, alla fine, cioè, non è che è una roba così strana. Qualcuno dice, ah, il latino è bello, a me piace tantissimo il latino, mi piace tantissimo, però è chiaro che se prego il latino non è proprio come l'italiano, perché non è la mia lingua. Mi ha colpito quello che diceva una volta un sacerdote, un vescovo, appena morto, un vescovo egiziano, quindi copto. Egiziani hanno una cosa molto curiosa, perché la loro liturgia la celebrano in tante lingue diverse, adattandosi al luogo dove sono, ma usando sempre le antichissime melodie del canto, le loro melodie antichissime, però adattando al testo. Ebbene,
Questo parlando della liturgia per i giovani egiziani in terra non d'Egitto straniera, cioè dobbiamo parlare ai giovani nella lingua in cui sognano. Mi ha colpito. Nella lingua in cui sognano, perché il sogno è per eccellenza involontario. Tant'è vero che ricordo un amico all'estero che mi diceva che un giorno si è preoccupato, un italiano, il giorno in cui si è accorto che i suoi sogni sognava in inglese. Lui va in Inghilterra, dice: sto perdendo l'italiano. Sognava in inglese. E questo è il problema. Dice: no, devo recuperarlo perché lo sto perdendo. Quindi sono delle suggestioni che adesso un po' liberando, però mi sembrava interessante per vedere come la questione della lingua è legata alla comprensione anche intima, personale, di un'esperienza viva, no? E quindi occorre sempre un equilibrio, perché la lingua deve essere veicolo di chi fa comunità. E allora ecco che i padri del Concilio dicevano: non si abbandoni a tutto il latino, perché quando ci si trova insieme in altre nazioni avere una lingua comune è utile, e questo non l'abbiamo fatto ed è un peccato, però al tempo stesso che ciascuno senta la sua lingua, la sua preghiera, ma sapendo che non bastano le parole, ma che occorre l'adesione integrale e profonda. Ora, un altro cambiamento che già avete notato è nel Gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Perché? Beh, in latino è bone voluntatis, ma il bone voluntatis latino traduce a sua volta il greco, che dice nel testo di Luca, no? Oltre che nelle antiche preghiere, uomini tes eudochias su. C'è questo termine, eudochia, che di per sé vuol dire ben volere. Quindi ben volere, buona volontà. È una parola sola però in greco, eudochia. Ma questa eudochia non vuol dire solo ben volere di chi? Su, di lui, di te, di lui, di Dio. Sono gli uomini che sono innanzitutto oggetto del ben volere di Dio. La traduzione latina, in realtà, bone voluntatis, non dice di Dio la volontà, pace tra gli uomini, bone voluntatis, della buona volontà. Di chi? Non lo dice. In italiano la traduzione pace in terra agli uomini e buona volontà ha un unico significato: gli uomini che hanno buona volontà, ma si perde quello che in latino c'era, la luce della buona volontà di Dio, che è rivolta come intenzione benevola nei confronti degli uomini. Tra l'altro nel Vangelo questo termine è utilizzato anche per parlare di Gesù, per dire il figlio che è oggetto della buona volontà del padre, della benevolenza del padre, no? Il figlio in cui mi compiaccio, dice il Vangelo. Ed è un termine simile, è un termine il verbo, no? Per cui la traduzione, pace in terra agli uomini, amati dal Signore, chiaramente è una perifrasi. L'hanno scelta per un solo motivo, perché è abbastanza pace in terra agli uomini, amati dal Signore, pace in terra agli uomini, buona volontà. È quasi omoritmica, per cui tutti i canti scritti aggiungono ci sei dentro. Se avessero dato una frase molto diversa, diventava un problema, perché il criterio della cantabilità è un altro dei criteri più presenti nella Riforma. Tant'è vero che nel Messale Ambrosiano non è una novità, perché noi nel Messale Ambrosiano abbiamo alla fine delle preghiere eucaristiche, ci sono tutte le note, no? Quando il prete canta, hanno descritte quelle note gregoriane, sono facili da leggere, se uno le sa leggere. Però sono scritte. Nel Messale romano erano solo in fondo, nel nuovo Messale erano messe dentro, per dire ai preti: cantate la vostra messa, signore, siete solo parlata. Ricordo gli ortodossi che dicevano: voi messi, tutti i cattolici ci avete la messa parlata, noi ci abbiamo la messa cantata. Senza stare con gli ortodossi che cantano un po' troppo, però è un'indicazione,
infatti abbiamo rimesso dentro le melodie anche nel messale romano, come già nel messale ambrosiano, e invito chiaramente a solennizzare anche attraverso il canto la celebrazione eucaristica. E ecco, poi ancora c'è un'altra variazione che è quella che mi entusiasma di meno sinceramente, però ovviamente la rispetto e la osservo. Nel confesso, e non solo anche nelle partite eucaristiche, hanno introdotto i fratelli e sorelle. Ripeto, quello che a me personalmente, ma non è un giudizio di valore, è così, si fa così. Si dice, visto che oggi c'è una maggiore sensibilità e nel termine fratelli si coglie meno, mentre l'implicazione anche delle sorelle, non so, per essere italiano non è che diciamo cani e cani e cani, cani e basta, cioè non è che gatti e gatti, a parte no, però vabbè, però in questo caso si è voluto dar maggior rilievo alla presenza femminile. In realtà mi capitava già molto spesso nelle scaglie libere, quando mi è capitato certe volte di celebrare solo con le suore, non dicevo fratelli, perché faceva ridere lungo l'ora, io sorelle, evidentemente. Io penso che questa cosa non facesse voi, ma tanti sacerdoti l'ha sempre fatta. Comunque si è voluto introdurre questa attenzione, confesso di nipotente, fratelli e sorelle, che è molto peccato. E anche dopo gli angeli santi, la sopraclamata Vergine Maria, gli angeli santi voi, fratelli e sorelle. Questo però c'è anche nelle preghiere eucaristiche, i nostri fratelli e le nostre sorelle di fronte. Vabbè, ripeto, non è quello che mi esalti di più, perché mi sembra un po' cedere alla moda del tempo, no? Oggi la questione del gender sono molto di moda, troppo di moda, e se è un cedere alla moda non mi piace. Vabbè, fa niente, poi comunque se è così, è così, pace. Da questo punto di vista forse, ma non sono un liturgista né un vescovo, quindi non ci sono pericoli di nessun genere, avrei preferito un recupero creativo della dinamica dell'arte penitenziale. Perché sono andato proprio ieri sera a guardarmi il messale antico, no? del 1500, e l'atto penitenziale anticamente, anche se era tutto ritualizzato, la gente non capiva niente, o stava al posto e basta. Però l'atto penitenziale era concepito come un dialogo prima che il prete salisse all'altare e facesse il segno della croce. Prima ancora, prima di salire all'altare. E il prete diceva, tirando in mano tutti i santi, che sono la Madonna, quindi confitto Dio onnipotenti, beate Maria Vergini, beati Michele e Arcangeli, Santi Pietro e Paolo, quindi non solo la Madonna, ma San Giovanni Battista, come indicato, San Giovanni Battista e San Pietro e Paolo, e voi fratelli. E prima però di questa confiteor del prete, anche prima il prete diceva a voi, e la gente, che in realtà i ministri, dicevano: Dio onnipotente abbia misericordia di te, perdoni i tuoi peccati e ti conduca alla vita eterna. La gente lo diceva prima che lui salisse. E poi i presenti, i ministri, dicevano il loro confesso. A quel punto era il prete a dire: Dio onnipotente abbia misericordia di voi. Questa dinamica del dialogo prima di salire all'altare, anticamente era giù un gradino, non è che fosse un punto evidente, ma recuperarlo forse, è una riflessione mia personale, prima di salire proprio, in gremio ecclesia, la chiesa che si fa, che intercede perché il sacerdote siano perdonati i suoi peccati, perché chieda, che prega per un prete, che si sa indegno, che sale all'altare ammantato dalla preghiera del popolo che intercede per lui. E viceversa, perché prega per il popolo, perché non possa presentarsi degnamente davanti a Dio. Questa cosa è stata semplificata già da Paolo VI, da Totta, è fatta una cosa sola. Però mi pare che si sia perso un pochino un aspetto. Però il messaggio romano nuovo non ha portato nessuna modifica, chiaramente questa è una modifica molto rilevante, e quindi magari tra 50 anni ci penseranno. Però, ripeto,
Mi sembra bello in ogni caso, questo è un criterio che mi pare interessante, poter ogni tanto leggere, rileggere, confrontare anche la nostra liturgia, ma anche le altre liturgie che fanno parte della Chiesa Cattolica, come quelle orientali, perché vi sono tante volte delle sfumature diverse, ma che tutte portano luce per una comprensione più profonda dell'unico mistero di Cristo. Questo è un criterio, secondo me, importante. Uno studio liturgico comparato non serve solo a comparare delle cose, a vedere come cambiano, si evolvono le cose, ma anche avere una comprensione più profonda del mistero del Signore. E quindi questa cosa qui è una cosa che mi ha personalmente colpita. Poi ripeto, il mio parere personale non è. Naturalmente, come è scritto sul messaggio, così faccio. Perché questa è un'altra cosa ancora più importante. Uno dei problemi del nostro tempo, spesso, è una certa anarchia soggettivistica. Io ricordo, esperienza personale, che mi era capitato tanti anni fa, ero seminarista, di andare a una messa con un prete che inventava di sana pianta per via eucaristica. Io ero rimasto allibito, logicamente poi avevo preso contatto con i superiori, che mi hanno invitato a essere molto severo con questo sacerdote, del tipo, o la pianta, siamo un vescovo, guarda che ho già parlato con il rettore in seminario, quindi così, e vabbè, poi quella l'ha piantata. Perché? Però certe volte capita che alcune volte noi preti non viviamo il servizio liturgico come è giusto che sia, come servizio, il messaggio è un libro che dobbiamo studiare, e io per il primo devo studiarlo, soprattutto nella parte iniziale, prenotando, intanto bisogna, io stesso dico, devo andare, bisogna rileggere le parti, perché questa parte qui, la parte iniziale, che di solito si salta alle pari ovviamente, ma perché mica si legge, già un problema, si legge con i libri, si salta. In realtà è importante, perché se uno la legge, sono scritte le cose che si fanno, si devono fare, come si devono fare, e magari trova anche degli spunti di riflessione interessanti. Ogni tanto cerco di andare a leggere, anche perché certe cose te le dimentichi. Quindi i prenotanti, le rubriche vanno lette. Le rubriche sono quelle scritte in rosso, da cui Ruber, rossa, rubrica, scritte in rosso che non si leggono perché dicono cosa devi fare. E è importante rileggersele, perché appunto lì trovi l'indicazione. Queste o altre simili parole, oppure il rito del battesimo, con queste precise parole, in quel caso non le cambi. Nel rito del battesimo, per esempio, che non è chiaramente nel messale, perché è un altro libro, le precise parole che non si possono mai cambiare sono l'ammonizione che si fa ai genitori prima del battesimo, prima della professione di fede, dei tre congiuri, dei tre credenti. Non è nel messale, perché è nel rituale, è un altro libro. Ora, mi piace leggere una cosa che scrive Goffredo Boselli. A voi forse non dirà molto, ma Goffredo Boselli è un monaco di Bosnia, è un liturgista ed è uno di quelli che ha collaborato nella parte finale di questa revisione del Messale Romano, che non è durata poco, ha cominciato nel 2002 per finire nel 2020. Ci hanno messo 18 anni con tante questioni eccetera eccetera, e questo liturgista che ha molto lavorato con questa parte finale parla, questo articolo molto interessante che è apparso sul Regno, scusate, sulla rivista Lettere Italiano del Nuovo Messale, tra l'altro anche, se qualcuno vuole approfondire, ho pubblicato un volume abbastanza corposo in cui spiega tutte le varie cose. Dicevo questa cosa però, la nuova edizione del Messale, punto di arrivo, punto di partenza. Se la pubblicazione della terza edizione del Messale Romano rappresenta il punto di arrivo di un cammino durato 20 anni, quasi, segna anche non di meno l'avvio ideale di un percorso che porterà alla quarta edizione. Se il Messale del 83 è durato 36 anni, avremo altrettanti, aggiunge, significa che la Chiesa italiana dispone di un tempo particolarmente ampio per avviare un cammino ecclesiale che coinvolga non solo vescovi esperti, ma quanti si confrontano con la quotidiana vita liturgica delle comunità cristiane, del reale rapporto dei credenti con la liturgia. Quindi si tratta di
un rapporto, qui dice, le profonde trasformazioni del modo di credere, di vivere la fede, così come delle forme della ricerca spirituale, sempre più diverse e personali, che attraversano gli stessi credenti, interrogano già oggi e interrogheranno in futuro il modo di celebrare, di vivere la liturgia e i sacramenti. E quindi lui ragiona su questo discorso, il fatto che il messale è a servizio della fede celebrata e della fede vissuta. Quindi, di fronte alle trasformazioni in corso, in Italia c'è bisogno di maggior ricerca in campo liturgico, non solo di convegni, ma di laboratori di liturgia, di realtà, di comunità, di luoghi si sperimenta, si lavora, si ricerca, iniziando in primo luogo da nuovi testi, la liturgia e altra gestualità rituale, eccetera. Quindi è un invito a dire che il cammino continua, però questo sempre nella comunione e non nell'anarchia, ecco, perché il problema che capita è che magari un prete si mette che la roba è più bella perché piace a me e quindi la cambia. Questo è sbagliato, perché se ciascuno dice a me piace dire il Padre Nostro in greco, tutto a caso, e dice vabbè, diciamo Padre Nostro, Padre monto sulla nois, a parte che la gente ti manda per parete, cioè è impazzito, però se uno dice già, è Padre Nostro, è il Vangelo, è scritto in greco, se uno gli viene in mente e si ripete, cioè, ok, è una follia, è un cammino di unità. È interessante, una cosa che capita qui da noi, no? Che mi ha colpito, al di là della la comunità filippina che celebra il rito romano-ambrosiano, lo chiamo così, nonché filippino. Dico romano-ambrosiano perché in realtà da qualche anno anche loro hanno voluto celebrare l'avvento e la quaresima con il rito ambrosiano. Per cui 6 settimane d'avvento e il loro padre, il loro padre Bono, il loro cappellano, si è preso anche l'onere di tradurre in filippino, in tagalog, le orazioni, tutto quanto, ma quest'anno la diocesi ha detto non va bene, fate pure le letture in filippino, secondo la messa, la liturgia, perdono, la Bibbia approvata dalla conferenza episcopale filippina, ma le orazioni, fate in italiano, perché siete in Italia, perché se usate la liturgia ambrosiana non esiste la liturgia ambrosiana in filippino, perché se ogni prete si inventa la sua liturgia non ne prende nessuna parte. Ora lui non è che fosse molto contento, anche perché il lavoro l'aveva già fatto l'anno scorso, per cui l'aveva già dato tutto quanto, se un lavoro che da ridere, però è stato invitato, tutto sommato il criterio di un'ecclesialità c'è, cioè, e lui che è bravo prete non ha detto parolacce, ma ha detto obbedisco. Quindi alla domenica questa messale lo usano anche loro, anche se poi usano i foglietti con la messa in tagalo, con le letture in tagalo, la predica in tagalo e tutte le risposte della messa sono, ma non sono quelle inventate, sono quelle approvate dalla conferenza episcopale filippina, che chiaramente è filippino e tagalo. Ora, la questione della lingua, delle lingue, è una questione molto complessa, perché parla al cuore, perché dice un'appartenenza, avranno messa qui in tagalo come altrove in spagnolo, piuttosto che in, penso a mio fratello che in Germania va la messa in italiano, dice un'appartenenza, dice essere italiano anche se sono in Germania, e merita una riflessione. E da questo punto di vista, senza alcuna nostalgia lefebriana, però l'aver abbandonato totalmente il latino è stata una grande idea, non, i padri del concilio non volevano questo, se tutti pregassero in latino nessuno capiva niente e quindi erano tutti a posto. No, non è vero, però in certi casi avere una lingua comune, chiesa cattolica, non sarebbe, perché altrimenti la lingua comune qual è? L'inglese. Infatti è così, il sito del Vaticano è scritto in inglese in partenza. Comunque, scusa, fa niente. Ricordo di essere stato all'estero e di aver fatto una professione in latino. Ma insomma, mi sono aiutato con il latino e d'accordo con cosa c'è.
sacerdote. Comunque volevo aggiungere un'osservazione. Non è la prima volta che si fanno degli adeguamenti. Poi ho detto per la comprensione. Io direi che non è sempre così. Compressione, cioè adeguamento al significato dell'italiano che cambia. Prendo l'esempio di due preghiere tra le più popolari, l'Ave Maria e il Salve Regina. Allora, l'Ave Maria, fructus ventris tuis, Jesus, Salve Regina, Jesus benedict fructus ventris tuis. Il ventre è sparito. Ma questo non è per una maggiore comprensione, anzi. Pruderie sembrava. Chiamo in francese. Sembrava troppo crudo. Il cambiamento deve essere stato fatto 50 anni fa. Sì. Il seno tuo. Al posto del ventre c'è il seno. Che ha due significati in italiano: il petto, certo, e la parte intima del ventre, cioè l'utero. Certo. Allora, noi sembrava una cosa troppo cruda, ne abbiamo introdotto una ancora più cruda, perché se la dovuta. Comunque sì, va benissimo per carità. Ormai siamo abituati che penso più. Perfettamente, quando io faccio Mariologia in seminario, il mariologo, lui si ostinava, ma con buona ragione, a pregare la Maria il frutto del ventre tuo, Gesù, come è scritto. Se facciamo una petizione magari la cambiano. Comunque vabbè. Sì, è vero, non è una cosa abbastanza, sinceramente è ridicola. Francesco è diverso. Le fluide posso entraio. Wand, in inglese wand, quindi è proprio. In tedesco? Okay. Timeless, lives. Perché sempre. È solo italiano che ha questa. Paura! Gentes et flentes, in ad lacrimarum.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buona serata.